L'utilizzo dei droni è sempre più frequente nei nostri video. L'evoluzione e la diffusione di questi dispositivi, come era immaginabile, ha raggiunto un livello elevato. Gli appassionati e i professionisti sono sempre più esigenti e le normative di legge di ENAC e EASA si sono adeguate ai tempi, creando norme e leggi che garantiscono la sicurezza, ma soprattutto la preparazione dei piloti dei dispositivi a pilotaggio remoto. La DJI, in quest'ottica, ha dato una valida risposta, creando, progettando e mettendo sul mercato un drone di sicuro interesse, un drone che per le sue caratteristiche tecniche, per il suo peso e per la sua forma è assolutamente interessante. Sto parlando della DJI Mini 3 Pro. Ma sì, dopo la sigla. La confezione del DJI Mini 3 Pro. Apriamola e troviamo il drone. La batteria è già dentro ed è dotato anche del Protegi Gimbal. Solleviamo il drone e troveremo il bellissimo radiocomando che dopo vedremo nel dettaglio insieme al drone. Ancora troviamo il cacciavite per sostituire le eliche, il cavetto, le eliche di ricambio e i manuali d'uso. Vediamo cosa c'è nella confezione Flying More Kit. Abbiamo la pratica borsa drone con la tracolla regolabile, la stazione di ricarica per 3 batterie più la connessione USB per collegare e ricaricare anche il radiocomando, così da ricaricare tutto contemporaneamente. Non troverete l'alimentatore, ma potete usare il caricatore del vostro smartphone. Abbiamo 2 batterie, eliche di ricambio e cavetto. Qui vedete il tutto nel dettaglio. Ecco amici, ecco il dispositivo, il drone, che è praticamente piccolissimo. Vi faccio notare che ha le stesse misure di un comune smartphone, in differenza da uno smartphone solo per lo spessore, e infatti misura 145 mm di lunghezza, larghezza 9,90 mm e lo spessore siamo sui 62 mm, poco più di 6 cm di spessore. È leggerissimo. Si sa, è ormai cosa nota, che questo drone è inferiore a 249 grammi. Tutta la tecnologia concentrata in meno di 249 grammi. Ecco, io ho usato questo laccettino alla buona, così per bloccare un po' le eliche al loro posto. Però ci sono in commercio delle fasce elastiche, poi la prenderò anche io. Andiamo a togliere questo laccettino, perché dobbiamo adesso andare ad aprire il dispositivo. Come vedete, il dispositivo è completo di batteria. Io le ho numerate
o io ho tre batterie, le ho numerate per consentire un uso equilibrato di tutte e tre le batterie. Se l'ultimo volo io ho usata la 3, il prossimo volo io userò la 2 o la 1. E prendo nota anche delle batterie che uso in modo tale da farne un uso equilibrato. Vi consiglio di fare la stessa cosa se avrete il FlyKit More con due batterie in più. Allora, il dispositivo è completo di protegge gimbal e lo andiamo a togliere. È facilissimo, basta premere sotto, fare una lieve pressione e la protezione viene via. Vi faccio notare che al primo uso del drone, oltre alla copertura del gimbal, avrete un adesivo che va a bloccare la camera e anche questa protezione in gomma piuma che è posta sotto la camera. Ecco, non dimenticate di togliere pure questi blocchi, perché poi all'accensione del dispositivo la camera dovrà essere libera nel fare i suoi movimenti, perché il sistema andrà a settare i motori e non dovete assolutamente avere questi blocchi. Quindi, oltre alla protezione, abbiate cura di rimuovere l'adesivo e anche la gomma piuma che è posta sotto. Come si apre questo dispositivo? Può essere semplice, però in un primo acchitto magari non si può sapere. Allora, abbiamo i braccetti posteriori che vanno semplicemente ruotati in questo modo qua. I braccetti anteriori invece hanno bisogno di una torsione, vedete? In questo modo qua. Non una semplice estensione, ma ruotano sul loro asse e a questo punto il drone è completamente aperto. Anche aperto, comunque il suo ingombro è veramente diciamo minimo, perché abbiamo qui un drone leggerissimo dalla massima portabilità, perché lo potete portare anche in un marsupio. Io che ho il kit Fly More lo porto nella sua comoda borsa, che dopo vi mostrerò, e si è risolto il problema. Insomma, le eliche sono già sui motori, avete anche delle eliche di ricambio e il cacciavite per montare eventualmente le nuove eliche. Comunque, alla prima apertura del drone avete già le eliche montate. Ecco, il drone si presenta così, è veramente leggero, ragazzi. Io all'inizio ero scettico, proprio per questo motivo ero piuttosto scettico nell'uso di questi droni pieghevoli e dal peso inferiore a 249 grammi, ma usandolo mi sono ricreduto e credetemi, è veramente un'ottima soluzione. Anche per i professionisti questo drone, il Mini 3 Pro, può rappresentare un dispositivo ausiliario da tenere come secondo drone per fare voli dove si richiede appunto magari un drone piccolo, pronto subito all'uso, e anche i professionisti, vi posso assicurare che molti si sono procurati questo tipo di drone. E io ne conosco almeno un paio, ecco, poi ce ne saranno tantissimi altri, però strizza l'occhio anche al mondo professionale. Allora, la batteria, vediamo un po' di vedere come si estrae la batteria. È molto semplice. Ecco, ci sono due tasti laterali, si premono e si tira verso l'esterno in questo modo qua. È molto facile, la batteria viene via, e anche la batteria è leggerissima. È una batteria dalla durata di più di 30 minuti, ovviamente con un volo un pochettino più sportivo durerà sui 27-26 minuti. In ogni caso è una batteria veramente performante. E senza batteria abbiamo qui proprio un giocattolino, che giocattolo vi ricordo non è, perché questi droni, teniamolo diritto signori, questi droni sono aeromobili a tutti gli effetti. Lo so che molti di voi adesso staranno sorridendo, però io vi invito in descrizione
a vedere il mio video riguardo la patente hobbistica categoria 1 a 3 per rendervi conto un po' del mondo dei droni. Su questo tipo di drone inferiore a 249 grammi non è richiesta la patente a 1 a 3 obbligatoria per gli altri droni più pesanti. In ogni caso è sempre indispensabile un'adeguata informazione sulle leggi e sulle normative per volare con dispositivi a pilotaggio remoto. Quello è indispensabile perché siete voi unici responsabili di eventuali infrazioni e danni a terzi. In ogni caso, non mi voglio dilungare molto sulle normative, ma su questo tipo di drone è obbligatoria l'assicurazione. Io ho una patente a 1 a 3 per i droni e ho l'assicurazione sul drone. In più, oltre all'assicurazione, ci vuole il codice operatore, il codice Q che va posto sul drone. Io personalmente l'ho messo all'interno del vano batteria perché contiene dati sensibili e in ogni caso è regolare metterlo anche occultato. L'importante è che il codice sia sul drone. Allora, chiusa la parentesi di queste piccole nozioni di normativa, io passerei subito a continuare alla descrizione di questo magnifico dispositivo. Questo dispositivo ha sensori anticollisioni posti frontalmente, altri sensori anticollisioni posti posteriormente e dei sensori anticollisione sotto la pancia. Quindi sulla zona inferiore del dispositivo ci sono altri sensori. Quindi il drone è protetto sul frontale, sul posteriore e anche nella zona sottostante. Ovviamente anche una piccola fetta di laterale è protetta da questi sensori, ma lateralmente in ogni caso bisogna stare molto attenti perché non ha nessun tipo di sensore, quindi siamo protetti a parte che il volo deve essere sempre a vista, quindi noi dobbiamo sempre tenere d'occhio il nostro drone che sale su in quota e ci aiutiamo poi con i display per visionare le varie inquadrature, ma il dispositivo deve essere sempre a vista. In ogni caso noi abbiamo queste protezioni che, credetemi, non sono da poco per un dispositivo di meno di 249 grammi. Anzi, credo che sia l'unico drone in commercio, la DJI Mini 3 Pro, credo che sia l'unico drone in commercio ad avere questi sensori di protezione. Abbiamo poi la camera, che non ha bisogno di presentazioni, arriva fino a 4K. Oppure se volete una definizione un pochettino più leggera potete scegliere il Full HD, che è veramente ottimo, ha una buona definizione dell'immagine, fotografia 48 megapixel. Questi sono dei dettagli che andiamo a vedere anche più avanti. Comunque il modulo camera e il modulo fotocamera veramente eccezionale, quindi non ha bisogno veramente di commenti. Ecco, questo drone è appetibile sia per sia per gli appassionati ma anche per i professionisti, per i motivi che vi ho detto. Adesso andiamo ad esaminare anche il radiocomando di questo dispositivo. Lo depongo un attimino. Il radiocomando non è da meno. Eccolo qui. È un radiocomando veramente leggero anche lui. In questi alloggiamenti sono posti le manopoline che io ho già provveduto ad avvitare. Quando fate questa operazione vi raccomando di sistemarvi su un piano liscio, perché se siete su un prato erboso e vi cadono è molto difficile ritrovarli. Quindi quando fate questa operazione di montaggio delle manopoline vi raccomando, mettetevi su un piano, diciamo, stabile, senza increspature, senza feritoie che possono andare a nascondervi poi le manopoline in caso di caduta, insomma. Ecco, allora esaminiamo un po'
questo radiocomando, che ha la particolarità di avere un bellissimo display integrato. È un display generoso, io qua penso che si parli almeno di 5 pollici. Ecco, non sono informato sulla grandezza, ma qui mi sembra che i 5 pollici ci sono tutti. Andiamo ad esaminare un po' il dispositivo. Ha un grip favoloso, veramente favoloso. Lo potete anche spalmare di olio, questo non vi scivolerà mai dalle mani. È fantastico come grip, come tatto. Allora, abbiamo le due manopoline. Sappiamo benissimo che quella di sinistra è adibita alla quota in alto, in basso e all'imbardata, alla rotazione su se stesso del drone, quindi orario e antiorario. Quindi questa è la manopolina dei comandi. Qua abbiamo il beccheggio e il rollio, quindi drone avanti, drone indietro, destra e sinistra. Quindi sono i comandi. Poi abbiamo questo tasto importantissimo che, tenuto premuto per un secondo, blocca il drone nella sua posizione e quindi blocca l'avanzamento. Tenuto premuto, il drone torna nel punto di decollo. Poi abbiamo un selettore CNS. Cosa significa? C è cinematic, N è normal, S è sport, modalità sport. Nel cinematic i movimenti saranno molto addolciti, molto armonici, il drone si muoverà con una certa, diciamo, saranno dei movimenti molto soft, perché è modalità cinematica, diciamo, cinematografica, come volete chiamarla. Normal invece ha una velocità normale, abbastanza scattoso, però diciamo nella normalità. Sport invece andiamo nella modalità veloce, il drone avrà risponderà in modo veramente scattante ai comandi. E vi voglio ricordare una cosa importante: in modalità sport i sensori si disattiveranno, perché non avranno più prontezza di arrestare il dispositivo in caso di ostacoli, perché in questa modalità il drone è veramente veloce. Quindi usate questa modalità in spazi aperti e dove siete sicuri che gli ostacoli non sono minacciosi e pericolosi. Il tasto spegnimento e accensione: per accendere il drone premere una volta e poi di nuovo in modo prolungato il radiocomando si attiverà prima un secondo e poi prolungato. Ecco, vedete, questo è l'indicatore delle batterie, quindi sono 4 LED che vi indica la carica della batteria in pratica. Allora, andiamo su questi tasti. Questo è il tasto per avviare la registrazione video, questo di sinistra. Questo di destra invece scatterà una foto, quindi filmato e foto. Queste due rotelline, la rotellina di sinistra serve per orientare lo stabilizzatore della camera, quindi la potete puntare verso il suolo, la potete ruotare del grado che vi desiderate, fino poi a metterla parallela al suolo. Con questa manopola regolate l'inclinazione della camera. Con quest'altra manopola invece, quella di destra, potete effettuare uno zoom. Vi ricordo che la camera è dotata di zoom digitale, quindi tenete conto che se zoomate in modo eccessivo l'immagine perde anche di definizione, perché è uno zoom digitale, non è uno zoom ottico. Quindi io la uso veramente con parsimonia questo comando, perché non voglio andare poi a influire sulla definizione dell'immagine. Magari se voglio fare una zoomata la faccio in post produzione con programmi appositi. Ecco, andiamo sul retro del radiocomando. Abbiamo due tasti. Questi due tasti hanno la possibilità di essere programmati. Io posso inserire un comando a mio piacere da impostare su C2 o C1. Quindi posso mettere
quello che più mi fa comodo su questi tasti. Vado nell'applicazione e decido cosa mettere sul C1 e il C2, oppure li lascio così disattivati, non c'è problema. Ecco, questo è un po' il punto. Ecco, io avrei gradito, qua poi abbiamo, dopo vi dico poi quello che stavo dicendo, qui abbiamo la mini USB e anche un alloggiamento per un'eventuale scheda di memoria. Possiamo aggiungere una scheda di memoria anche sul radiocomando. Io avrei gradito anche la dotazione della tracolla, insomma, perché il radiocomando è sempre bene averlo con una tracolla, ma la DJI non l'ha fornito e dovrebbe, per il prezzo che paghiamo questo dispositivo, fornire, secondo me, almeno una tracolla, e la tracolla con gli appositi ganci con viti. Ecco, io la comprerò a parte, come comprerò a parte anche un proteggischermo da mettere sul radiocomando. Ecco, queste sono cose secondarie, ma avrei gradito, per il prezzo con cui si paga questo dispositivo, avrei gradito avere queste cose nella confezione. E questa è una piccola critica, ma veramente una piccolissima critica, perché poi sono veramente particolari, di poco conto, si comprano a parte a poco prezzo. Allora, abbiamo terminato la descrizione anche del radiocomando, e per quanto riguarda il Fly More Kit c'è poco da dire. Io ve lo consiglio, costa, allora vediamo un po' i prezzi. Il drone che avete visto, il drone con la sua batteria, il suo radiocomando, le eliche di ricambio e tutto, costa 1.600 euro. Ovviamente questo è il prezzo normale che si trova, poi magari in rete se riuscite, ma vi posso garantire che i prezzi sono quelli. Per quanto riguarda invece il Fly More Kit che vedete nel video, c'è poco da dire, costa 189 euro circa. Io l'ho preso perché mi sembra utile avere una borsa dedicata al drone, e mi sembra ancora più utile avere due batterie in più, e quindi l'ho preso senza pensarci due volte. Ve la consiglio perché comunque il drone va trasportato in sicurezza, e le batterie possono sempre servire, perché poi quando si incomincia a fare video si fa presto a raggiungere il limite di una sola batteria. E qui abbiamo la bellissima borsa del Fly More Kit, materiale molto ben fatto, al tatto gradevole, la tracolla regolabile, e all'interno troviamo delle tasche per riporre la qualunque, come schede di memoria, chiavette USB, eccetera, qualsiasi cosa abbiamo bisogno di portare. Sul retro della borsa abbiamo un'altra tasca più grande per riporre magari i documenti. Io ad esempio ci ho messo l'assicurazione del drone. Apriamo questa borsa e vediamo che all'interno c'è il radiocomando. Io ci ho messo tre batterie, è veramente ben fatta, e il drone ovviamente, quindi ci va tutto alla perfezione, compatta e giusto per portare quello che ci serve, leggera soprattutto. Adesso andiamo a vedere come attivare il radiocomando, come collegare il radiocomando al drone, e poi faremo anche il test di volo. Allora, prima di fare qualsiasi prova di attivazione, consiglio di collegarsi al sito della DJI Fly e crearsi un account, perché ci servirà. Quindi è necessario un indirizzo email e l'impostazione di una password. Apriamo il drone e posizioniamolo su un piano stabile, perfettamente orizzontale. Le eliche devono essere libere di girare, e togliamo le protezioni al gimbal.
accertiamoci di avere le batterie cariche al 100%, sia del drone che del radiocomando. Per l'attivazione della piattaforma DJI e configurazione del sistema operativo del radiocomando, poniamo il controller vicino al drone e con il pulsante accensione premuto in un secondo e poi in modo prolungato si attiverà il radiocomando. Allora vedremo il logo della DJI e a questo punto dobbiamo scegliere la lingua. Dobbiamo accettare i termini di utilizzo avanti e scegliere il paese, in questo caso l'Italia. Collegarsi poi a una rete Wi-Fi, riconosciamo il nome del nostro router e diamo l'ok e scegliamo avanti. Si collegherà e a questo punto dobbiamo scegliere il fuso orario, che sarà Bruxelles. Poi ci vorrà l'account, dobbiamo inserire l'email e la password e ci verrà offerta una breve guida all'uso di questo controller. Adesso l'applicazione si configurerà automaticamente in pochissimi minuti. Fatto questo, adesso dobbiamo abbinare il drone al radiocomando. Quindi, mantenendo il drone nella posizione sopra descritta, andiamo ad accendere il dispositivo e lo si fa nello stesso modo con cui abbiamo acceso il radiocomando. Tasto accensione, premuto un secondo e poi in modo prolungato. Il drone emetterà un beep, un segnale acustico, e molto probabilmente vedrete girare qualche elica e anche la camera farà dei movimenti. Questo è tutto normale. A questo punto si collegheranno in automatico radiocomando e drone. Vi chiederà sul display, verrà fatta la richiesta per l'iscrizione al car refresh. Ovviamente è una richiesta facoltativa, ma il car refresh è una sorta di assicurazione che con 75 euro vi dà la possibilità di avere un drone nuovo in caso di rottura, usura o anche nel caso in cui magari il drone può precipitare e si può danneggiare seriamente. Avete due sostituzioni, anzi, previste durante l'anno di questa assicurazione. Io l'ho fatta, ad esempio. A questo punto il tutto si collegherà e sul display vi appariranno le varie informazioni, vi appariranno i dati della configurazione, se ci sono satelliti, ovviamente se siete in casa i satelliti saranno assenti. In ogni caso, poi quando farete questo all'esterno vi appariranno i satelliti e vi darà anche il messaggio di permesso per il decollo. A questo punto è tutto facile. Allora, per attivarci per il volo dobbiamo far convergere gli stick all'interno finché non ci viene poi autorizzato il volo e vediamo che si attivano le eliche e possiamo decollare. Ecco il decollo, il drone è in hovering e adesso dobbiamo fare anche il test dei vari movimenti. Ecco, facciamo un'imbardata in senso orario con lo stick di sinistra. Andiamo ad effettuare un'imbardata ed è tutto a posto e poi possiamo dedicarci un po' al beccheggio avanti e indietro. Facciamo un movimento di beccheggio avanti e indietro, un po' avanti e poi ci dedichiamo anche al rollio. Andiamo ancora a fare dei movimenti avanti e indietro, rollio, sinistra, destra, sinistra, e il rollio va benissimo, c'è un po' di vento e decolliamo. Guardate il dettaglio dei colori, guardate veramente la varietà di colori, dettaglio dell'immagine, tutto veramente stile DJI, non c'è veramente da dire niente.